Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni e come sempre vi invito a dare un occhio al mio sito www.cursaldi.com dove potete trovare oltre a circa un centinaio di lezioni gratuite anche tutti i miei libri in super offerta, tutti i miei corsi eccetera eccetera. Torno al capitolo Modern Electric Bass di Giacomo insieme a Jerry Gemmott, che è anche il capitolo delle mie lezioni che sta riscuotendo più, diciamo, successo, tra virgolette. Quindi Giacomo è sempre una fonte incredibile di ispirazione per chiunque, mi fa piacere parlarne, fa piacere approfondire sempre questo mito, questo personaggio al di fuori di ogni comprensione e al di fuori di ogni... sopra qualsiasi livello di tutto quel che riguarda la musica. Non c'è parole per definire Giacomo, ecco, diciamo così. Comunque possiamo prendere spunto e questo Modern Electric Bass è un ottimo, diciamo, testamento che ci ha lasciato e dal quale possiamo cercare di capire i suoi ragionamenti musicali e soprattutto prendere spunti. Quindi, capitolo 5 di questo argomento è l'esercizio che mostra Jerry al minuto 12 del video, quando mi sembra che continui a parlare, come se avete visto la lezione precedente di questo argomento, delle sue diteggiature, posizioni, eccetera, per le scale, mi sembra parli ancora di quell'argomento e le mostra la scala maggiore di Do, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, in intervalli consecutivi di terze, quindi Do, Mi, terza, Re, Fa, terza, Mi, Sol, eccetera, eccetera. E lo fa con la sua, con la posizione appunto che faceva vedere a Jerry, che avevo mostrato nella lezione precedente, che come sapete le scale possiamo fare, è una cosa fondamentale studiarle non in un'unica posizione, un'unica diteggiatura, ma almeno, come consiglio sempre, in tre. Quella che usa questo esercizio, quella che io chiamo posizione del primo dito indice, perché inizia la scala con questo dito. Ma io volendo potrei suonarla partendo dal minore, pure dal medio e pure mixarle come dico sempre, quindi andando magari ascendenti in un modo e tornare in un altro. Eccetera, eccetera. Allora, vediamo l'esercizio quindi completo, lentamente prima. All'ottava superiore al Sol e torna indietro con la scala, diciamo, lineare. Quindi più o meno a velocità dell'esercizio, del video. Allora, quali sono gli spunti che ci può dare questo esercizio? Innanzitutto, come ho detto, di studiare la scala con varie diteggiature, quindi trovarsi poi le proprie preferite e soprattutto avere una padronanza, soprattutto nell'improvvisazione, quando facciamo dei fill, una padronanza incredibile del nostro strumento, della tastiera, una conoscenza di tutte le scale in tutta
l'estensione del nostro strumento, quindi non limitarsi ai primi tasti, ma suonarli anche in orizzontale, quindi ad esempio tutte su una corda, eccetera, eccetera. Altro spunto è quello di studiare scale, arpeggi, scale pentatoniche, tutto a intervalli. Quindi lui ha fatto vedere le terze in questa occasione. E rimanendo sulle terze, ad esempio, posso farle invece che ascendenti, quindi posso farle tutte discendenti, quindi partire dalla terza, mi, do, oppure una ascendente, una discendente. Cambiando tonalità, cambiando anche qui diteggiature, e ci può dare spunto anche per fare altri tipi di intervalli, ad esempio le quarte, quindi rimaniamo in do, do, fa, re, sol, mi, la, eccetera, eccetera. Anche qui posso fare ascendenti, mixarle, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, come sempre, un solo esercizio ci può dare poi, diciamo, il via per farne altre centinaia diversi. Quindi, vi potete, come sempre, sbizzarrire, inventare vostri, che è sempre la cosa migliore e più appagante. Se trovate queste lezioni interessanti, come sempre, fatemi l'unico favore che chiedo di mettere un mi piace o condividerlo ancora meglio e lasciarmi un commento sotto con richieste anche di altri tipi di lezioni, cover, tutorial, armonia, tutto. E io poi piano piano almeno mi baso a seconda delle vostre richieste per le prossime lezioni, corsi e quant'altro. Per oggi è tutto, ragazzi. Ci vediamo alla prossima puntata di questo bellissimo capitolo, dove andremo poi nel clou della video intervista a Giacomo. E vi aspetto quindi al prossimo video.